Una poesia di Francesco Sole. Aujourd'hui je me sens très Simone de Beauvoir. Cara donna, a te che a volte programmi la vita in base a quando ti devi lavare i capelli? A te che ci sono giorni in cui vorresti chiuderti in casa e non vedere nessuno? Altri in cui invece non riesci a stare da sola e chiami la tua migliore amica con la scusa del non puoi capire cosa è successo oggi, anche quando in realtà non è successo niente. A te che a volte reciti come nessuno la parte di quella che non cede, di quella con un'armatura che non può essere scalfita. Ma poi rileggere vecchie conversazioni a volte ti fa salire qualcosa che per un attimo ti blocca. Occhi lucidi e colpa al cuore. A te che eliminare una chat a volte è un gesto eroico. Spesso non ti hanno capita, ma il più delle volte era perché non ti hanno saputo ascoltare. A volte ti capiterà di non sentirti abbastanza. Abbastanza intelligente, furba, bella, giovane. Non ti preoccupare, stai solo guardando dritto negli occhi una paranoia. Imparerai a guardarla e mandarla a quel paese. Fatti forza. In quei momenti non devi cercare inutili motivi per cui non vai bene. Trovane qualcuno per cui invece vai benissimo. A volte ti capiterà di essere troppo. Troppo intelligente, troppo bella, troppo furba. Sempre troppo qualcosa. Troppo donna. E questo potrebbe far sentire un uomo meno uomo, un'altra donna non poi così donna. E tu potresti persino avere voglia di essere un po' meno di quello che sei. Non farlo. Non togliere peso al tuo carattere. Dicono che l'errore più grande che possa fare una regina è togliere i gioielli dalla propria corona, perché qualcuno possa reggerne il peso con più facilità. Ecco, quando ciò accade bisogna che tu comprenda che ciò che ti serve non è una corona più leggera, ma un uomo con delle mani più grandi.